Siete mai innamorati di qualcuno che vi abbia trattato con indifferenza? Cioè, cosa vuol dire innamorarsi di chi ci tratta con indifferenza? Però è interessante questa tematica perché è interessante capire come vanno le cose, è interessante capire come le cose possono procedere. Questo è un punto interessante. Salutiamo la nostra Gina De Cazzan. Come possono procedere le cose? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, ma dobbiamo farcene una ragione. Perché siete mai capitato di innamorarti di qualcuno o di qualcuna che ti ha dato l'indifferenza? Cioè, indifferenza cosa vuol dire? Che non, insomma, sì. Non è che ti sputtavi in un occhio quando ti vedeva, ma di fatto non ti dava tutta questa considerazione. Grazie Gina, brava Gina. Ecco, vedete che la nostra Gina ha capito esattamente. Brava Gina. Allora, perché se ti è capitato di innamorarti di qualcuno che ti ha dato indifferenza, allora questo video fa per te. Se non ti è mai capitato di innamorarti, ciao Carmentofan, di qualcuno che o qualcuna che ti dava indifferenza, indifferenza, cioè che insomma ti trattava così, senza darti tutte queste attenzioni fondamentalmente. Allora, se non ti è mai capitato e pensi che non potrà mai capitarti, allora skippa questo video perché non fa per te. Diciamoci le cose come stanno. Eviterai di perdere tempo a guardare questo video se pensi che a te non potrà mai capitare di innamorarti di qualcuno che ti dà indifferenza, di innamorarti di qualcuno che non ti dà attenzioni. Quindi prendi nota di questo fatto. Se invece ti è capitato o pensi che ti possa capitare, salutiamo Romina, di innamorarti di qualcuno che ti dà indifferenza o che ti ha dato indifferenza, se ti è capitato, allora segui il video. Allora, sembra strano, no? Fare innamorare qualcuno e dice: ma come mai mi sono innamorata proprio, o innamorato proprio di quella persona che mi dava indifferenza, che non mi si filava, che non mi prendeva in considerazione, mentre avevo altre persone disponibili che avrebbero fatto di tutto per stare con me e queste non le prendevi in considerazione. Perché quelle non le prendevi in considerazione e prendevi in considerazione invece quelli o quelle, almeno qualche volta, che mi filavano poco, che non erano tanto disponibili, che insomma fondamentalmente non dico che erano menefreghisti nei miei confronti, però non mi, insomma, non mi mettevano sull'altare. Allora, devi tenere presente che far innamorare qualcuno con indifferenza è un concetto che può sembrare paradossale, ma si basa, diciamo, invece su dei presupposti molto, molto importanti. Perché intanto che ti dà indifferenza e quindi mantiene nei tuoi confronti il distacco dal risultato, si mantiene distaccato, è una persona che comunque salutiamo secure. È una persona che comunque, che ti piaccia o che non ti piaccia, e questo dobbiamo dirlo, che ti piaccia o che non ti piaccia, è una persona che manifesta la sua forza. È una persona che necessariamente manifesta la sua forza, ovviamente. Manifesta la sua forza interiore. E questo è da tenere presente, no? Perché se io ti do indifferenza è perché almeno nei tuoi confronti sono forte. Cioè, quando una persona è sicura di sé, quando una persona sa quanto vale, è facile che ti dia indifferenza. Io non è che dipendo da te che ho bisogno di te. Tu per me sei tanto quanto sono gli altri. Questo può farlo uno che almeno nei tuoi confronti ha una grande forza. Viene percepito in questo modo. Cioè, se io mi rapporto con te, no, non è che ti devo dire niente, ma dal mio comportamento si evince che tu per me,
conti tanto quanto il 2 di picche quando la scopa è briscola, quando la scopa, sì, quando la, il 2 di picche quando la briscola è fiori, e allora vuol dire che io ho forza, sicurezza, potenza, e quindi, diciamo, attraggo, perché le persone, gli uomini, ma anche le donne, che manifestano forza, sicurezza, irriverenza, attraggono. Salutiamo Roxy Rosa, iscrivetevi al canale Pepe Rosa, Cucina Naturale, il canale di Roxy, Cucina Naturale, come mangiare senza ingrassare. La Roxy, no, se ci metterà il link del suo canale, voi vi iscriverete. Sembra strano, ma questo succede, questo capita. Quindi non si tratta di essere perfetti, diciamo, no? Di apparire perfetti, non si tratta di quello. Si tratta di apparire sicuri di sé, si tratta di apparire persone fortemente connesse con il proprio sé. E questo attrae moltissimo. Le persone che sembrano connesse con il proprio sé attraggono moltissimo. Questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale, e dobbiamo renderci conto dell'autenticità e dell'autostima. Cioè, una persona sicura di sé appare autentica, appare con una forte autostima. Quindi questo potresti anche utilizzarlo tu come strategia di seduzione, ovviamente. Dai indifferenza. Dai indifferenza non vuol dire che ti sputo in faccia. Cioè, non è che ti seduco sputandoti metaforicamente in faccia, ma ti seduco dimostrando di non essere bisognoso di sedurti, fondamentalmente. Questo sembra l'uovo di Pasqua, no? L'uovo di Colombo, ma in realtà è il grande elemento fondativo, è il grande elemento fondante, il grande fratello. Cioè, io mi focalizzo sul processo, non sul risultato. Il risultato non mi interessa. Io manifesto la mia forza, interagisco con te, ma contemporaneamente non ti filo. Sembra strano, no? Ma in alcuni casi il più grande corteggiamento è quello di non corteggiare, di dare indifferenza. Sono come l'araba fenice, io rinasco dalle mie ceneri. Salutiamo la Caran Pagnocca, Patrizia Perotti, nota disabile torinese, che viene a trovarci qua dalla sua RSA. E quindi questo è un altro punto fondamentale. Con l'indifferenza possiamo ottenere risultati. Beh, però io vorrei far sì che le persone che guardano questo video facciano mente locale, no? Perché uno potrebbe dire: no, con me non ha mai funzionato, con me una persona che si dimostrava forte, autosufficiente, indipendente, irriverente, che non mi fidava, non mi è mai interessata e penso che non mi interesserà mai. Allora, se tu pensi questo, guarda un altro video, insomma, vuol dire che non rientri in questa casistica, però tante persone rientrano in questa casistica. Ora uno si chiederebbe perché. Salutiamo Stella Cretina, Stella Marina. Chiediti perché. Perché spesso noi siamo... Salutiamo la nostra Grenettina, Green Apple, la badante di Carlo e Camilla. Sapete che Green Apple fa la badante di Carlo e Camilla? Allora, quindi... Dobbiamo fare questo. Nell'RSA incontri baldi gioia, è vero, la nostra Perotti dalla sua RSA
fa tutti gli incontri con i baldi giovani. L'altra volta ha sedotto un 95enne. Salutiamo la bodybuilder Sandra. Quindi tieni presente che questo, quando ti avvicina qualcuno con l'obiettivo di farlo innamorare, ce l'hai già in quel posto, sei già fregato. Quando ti avvicina qualcuno con l'obiettivo di farlo innamorare, tu diventerai ossessionato dal risultato. Diventerai ossessionato dal ieri 38 anni, cioè 38 anni cosa? Hai compiuto 38 anni? Di galera o di RSA, 38 anni di RSA. O hai sedotto un 38enne. Allora, questo è un punto molto importante. Ma no, 38 anni va benissimo, anzi, va benissimo. Il toy boy, il badante, il badante. Il toy boy va benissimo, il toy boy va benissimo. Anzi, vi esorto ad avere i toy boy perché almeno non avete rotture di balle. Il toy boy sai che vuole solo quello, non ti fa. No, però adesso a parte gli scherzi. Il toy boy per una carampana, per una malgasciona, penso che sia una ottima scelta perché sai che tanto il toy boy non vuole altro, vuole solo quello e quindi direi che è la scelta giusta quella del toy boy. Quindi focalizzarsi sulla connessione, sull'interazione è la cosa fondamentale, mai sul risultato, perché tenete presente questo: nel momento in cui voi vi avvicinate a qualcuno con l'obiettivo di farlo innamorare, vi mettete in testa: io questa persona voglio farla innamorare, voglio farla innamorare. Quando mi metto in testa questa cosa, praticamente divento ossessionato dal risultato. Non dovete mai essere ossessionati dal risultato. L'atteggiamento mentale, il pensiero mentale che voi avete, questo vi sconvolgerà perché vi rovinerà la vita. Invece, qual è il pensiero del distacco dal risultato? Io interagisco per il semplice fatto che voglio interagire. Voglio semplicemente interagire. A me mi interessa, a me minus, a me interessa l'interazione, mi interessa il piacere di interagire, ma non me ne frega niente se ottengo un risultato o non ottengo un risultato, lo faccio con indifferenza. È praticamente un po', diciamo, l'essenza della seduzione, se vogliamo. Perché sedurre significa condurre a sé. No, no, toy boy no, reduce da un toy boy, mai più. La nostra Grettina è reduce da un toy boy, mai più. Trovati trovati un 85enne, un 85enne. Quindi focalizzarsi sulla connessione è molto importante, è molto importante, è molto efficace, agire sul processo e non sul risultato. Cioè, dobbiamo tenere presente che sedurre significa sedurre, condurre a sé, ma sedurre significa anche, ma sedurre significa anche che cosa? Sedurre significa anche avere la capacità, sedurre significa anche avere la capacità di giocare. Il gioco della seduzione, il gioco della seduzione. Il gioco della seduzione è un punto fondamentale. Io sono troppo giovane, Stella Marina, io sono giovanissimo, Stella Marina, vedi che devono ancora crescere i capelli. Dovrebbe trovarsi uno vecchio come te, Stella Marina, uno citrullo vecchio come te. Io sono talmente giovane che mi devono ancora crescere i capelli. Mi devono ancora crescere i capelli, Stella Marina. Io sono giovanissimo. Sono un bambino io. Quindi dobbiamo imparare a focalizzarci sulla
sull'azione, non sul risultato. Il risultato non ha nessun interesse. Questo credo che sia un punto da prendere in considerazione, credo che sia il punto fondamentale. Noi quando interagiamo, se vogliamo sedurre, e se uno vuole interagire per sedurre, deve per prima cosa distaccarsi totalmente dal risultato. Deve viversi il processo di seduzione come un gioco fino a se stesso, giocare il gioco della seduzione, ma non giocare il gioco della seduzione con il patema d'animo, ah, se non riesco a conquistare questa persona sono finito, se non riesco a conquistare questo cosa faccio, non ho più possibilità, assolutamente no, perché se tu agisci in questo modo praticamente non avrai più possibilità fondamentalmente. Quindi questo è un concetto da prendere in considerazione, questo è un concetto molto importante che dobbiamo considerare. Noi dobbiamo agire semplicemente con il piacere dell'azione. Il piacere dell'azione è quello che ci può far, diciamo, ottenere dei grandi risultati. Salutiamo la nostra Chiaretta Palma, Chiava Palma, e la nostra Rosi, mandata sull'alpeggio. Credo che questo sia un po' il concetto fondamentale. Dobbiamo imparare a fare questo. Dobbiamo anche accettare l'incertezza, perché le persone non accettano che questi eventi sono governati dal piccione, perché il piccione, come dicono i Tarot, è quello che governa il mondo, cioè il mondo è governato esclusivamente dal piccione, non c'è nient'altro che governa il mondo se non il piccione. E quindi, siccome il piccione governa il mondo, voi ovviamente dovete avere la forza di non farvi governare dal piccione stesso. Questo credo che sia il primo punto, credo che sia il punto più importante, credo che sia il punto fondamentale. Dovete imparare ovviamente a accettare l'impermanenza, perché le persone che non accettano l'impermanenza sono fregati, siete fregati. Voi volete a tutti i costi ottenere dei risultati, ma bisogna accettare l'incertezza. L'amore non può essere forzato, l'amore non può essere controllato e non dovete neanche prendervela. Se per caso una storia va male, una relazione va male, fa parte dell'impermanenza, fa parte, diciamo, della vita, e la vita è fatta in questo modo. Quindi noi non dobbiamo, come dire, sperare in altre cose, perché la speranza, diciamo, non porta a nessun risultato positivo. Dobbiamo abbattere la speranza. La speranza non ci porta bene. Questo credo che sia un punto molto importante da prendere in considerazione. Credo che sia veramente il punto essenziale, perché se non prendete in considerazione queste cose, difficilmente riuscirete a, come possiamo dire, ad ottenere dei risultati importanti nella vostra vita. Non riuscirete mai. Dovete sempre, per qualunque circostanza, per qualunque ragione, accettare l'incertezza. E accettare l'incertezza vuol dire proprio questo, vuol dire avere la possibilità di non essere vincolati in alcun modo. E io credo che queste siano le cose primarie, credo che queste siano le cose fondamentali, e tra l'altro, diciamo, saper lasciare andare le situazioni che non ci danno beneficio, saper lasciare andare le situazioni che non ci danno, come dire, che non ci danno appagamento, e, come dire, promuovere soltanto invece situazioni che ci danno appagamento. Quindi noi dobbiamo da un lato
sviluppare la capacità di indifferenza, di distacco dal risultato, agire per il piacere dell'azione stessa. Questo è il concetto di fondo. Agisco non per ottenere un risultato, ma per il piacere dell'azione. Ovviamente questo è difficile. Poche persone riescono a farlo, perché la maggior parte delle persone purtroppo sono appiccicate al risultato. Appiccicate al risultato perché praticamente vedono in quel risultato una forma di realizzazione interiore, una forma di riscatto, una forma di poter vincere finalmente la partita del cuore che hanno perso a suo tempo. Cioè, un po' come dire, io ho subito tanti torti, ma questa volta ce la faccio, questa è la volta buona. E nel momento in cui tu dici, pensi, questa è la volta buona, neanche quella sarà la volta buona. Perché questo attaccamento, comunque alla fine, perché il concetto è che alla fine le cose non vanno mai come tu pensi che possano andare. Le cose sono sempre diverse, si evolvono, si trasformano. Quindi far innamorare qualcuno col distacco dal risultato è importante, ma soprattutto noi invece non dovremmo innamorarci di chi manifesta perlomeno un eccessivo distacco dal risultato nei nostri confronti. Perché se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Cioè ciò che funziona contro di noi funziona anche per noi. D'altra parte lo diceva anche Gesù, è un po' questa è l'essenza della frase di Gesù, no? Chi non è con me è contro di me, che significa che le cose non è che possono andare in entrambi i modi, non posso avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi nella seduzione, come diceva quel libro del Bernazza del 1970, o si domina o si è dominati. Voi nel 1970 eravate già anziane, o si domina o si è dominati. Cosa significa questo? Significa che, come dire, o si seduce o si è sedotti, o si vincola o si è vinculati. Uno dice, vabbè, ma così non c'è mai un equilibrio. L'equilibrio si può trovare, sicuramente in una relazione, andando oltre quelli che sono i meccanismi, diciamo, di attaccamento, perché nel momento in cui tu provi un attaccamento, provi una sofferenza, quello automaticamente non è amore. Cioè, io credo spesso il vero problema sia che le persone confondono la relazione con l'amore. L'amore è una cosa, un fatto energetico, lo dicono anche i tarot, il fil rouge. La relazione, invece, è come dire, spesso le relazioni sono dominate dall'attaccamento, cioè il desiderio di possesso. Il desiderio di possesso, come diceva Battiato, che fu prealessandrino. E questo è il punto fondamentale. Occorre viversi il momento, come dice la Carampagnocca Perotti, che vedete che dall'alto della sua ottuagenerità, non riesco a dirlo, sono un po' dislessico. Beh, insomma, è anziana come Rosi, la nostra Stella Marina, e la nostra Perotti. Abbiamo Perotti, Rosi e Stella Marina, il trio. Messe assieme, loro diventano più vecchie di Tutankhamon. E comunque l'attaccamento, no? È l'attaccamento che ti fa, che non ti fa sedurre, perché entri subito nel bisogno. Invece l'indifferenza è quella che ti rende estremamente seduttivo, ed è per questo che, ad esempio, molti narcisisti sono istintivamente seduttivi, anche se il narcisista di fatto ha un falso distacco dal risultato. Ecco, questa cosa sui narcisisti vorrei precisava, no? Perché spesso si dice, ed è vero, che i narcisisti seducono perché hanno distacco dal risultato, cioè non gli importa il risultato. È vero parzialmente, nel senso che rimanendo su un livello superficiale, il narcisista ha un distacco dal risultato, perché
sembra che poi di fatto se ne frega. Però ad un livello più profondo non è così, perché poi il narcisista ha un estremo bisogno delle altre persone, ha un forte bisogno. Il narcisista è condizionato, ad esempio, dal giudizio delle altre persone. Il narcisista vuole fare bella figura, il narcisista vuole apparire meglio degli altri, il narcisista teme di fatto anche gli antagonisti, li patisce moltissimo, perché non tollera che ci sia qualcuno che sia più bravo o più brava di lui, qualcuno più seduttivo di lei o di lui. Quindi, se il narcisista, ad esempio, non viene ricambiato nei suoi sentimenti, cioè se il narcisista trova qualcuno che non se lo fila, se il narcisista sono qualcuno che non se lo fila, cosa significa? Significa che praticamente lui si sente svilito, perché, come dire, il narcisismo prevede il bisogno di approvazione degli altri, no? Le lodi degli altri. Mentre invece ci sono persone che non vengono da lodi per lodarti. E questa è un po' la caratteristica del narcisista, perché poi il narcisista non va neanche alla ricerca del mero piacere edonista. Cioè, è un'altra cosa interessante questa, si dice che il narcisista vada alla ricerca del piacere edonista, ma non è vero, il narcisista, la sessualità ad esempio, non è un fine, è semplicemente un mezzo per eventualmente controllare l'altra persona, soprattutto le donne, diciamo, lo utilizzano perché... Diciamo che gli stimoli della sessualità sono più all'occhi maschi, gli uomini fondamentalmente, non tanto quando qualcuno gliela dà troppo, quando qualcuno gliela dà troppo poco, no? Alcuni maschi scadenti ovviamente, non il maschio alfa, non un maschio dominante, ma alcuni maschi gregari hanno un po' questa caratteristica, insomma. E quindi molte volte il maschio si innamora della gatta morta, no? Si innamora della profumiera, si innamora sbagliando della narcisista. E questo è un punto molto importante, no? Questo è un punto molto importante. Poi dovete sempre definire però un obiettivo. Questo è l'obiettivo, no? Perché noi spesso ci lamentiamo, no? Vedo la Patrizia Perotti. Qualcuno preferisco, ma dipende sempre dal nostro obiettivo. Che cos'è il poco e che cos'è il tanto dipende dall'obiettivo, dipende ovviamente dall'obiettivo, no? Perché magari se trovassi uno che è rampagnocca, che ti dice molla tutto, sposiamoci e andiamo a vivere, che ne so, non lo so, in Brasile, per dire, che è rampagnocca. Sposiamoci e andiamo a vivere in Argentina, carampagnocca, sposiamoci, molla tutto e andiamo a vivere in Canada. E tu puoi mollare tutto? O invece hai delle incombenze familiari a cui devi prestare attenzione? Perché di solito le persone si lamentano di quello che ti dà poco. Ma potrebbe essere peggio quello che ti vuole dare troppo, no? Cioè quello che dice... Prendiamo e scappiamo assieme, molliamo tutto e andiamo via. Cioè, no, questo può essere ancora peggio, no? Quello che ti induce magari a fare delle scelte, perché tenete presente che quello che ti dà poco è facilmente gestibile, cioè nel senso che male non fa. Quello che invece ti vuole dare troppo, e lì potrebbe esserci, come dire, la bastonata più potente, perché fin tanto che c'è la motivazione sostenibile, l'amore, se tu fossi follemente innamorata, dici: ma sì, ma chi se ne frega di mia figlia, dei miei nipoti, prendo, mollo e vado. Intanto sono abbastanza grandi, si possono arrangiare da soli, ammettiamo, no?
Però poi, quando diciamo, dopo magari, che ne so, un anno per dire, la storia con questo finisce per mille motivi, perché le cose come iniziano finiscono, e allora tu ti trovi che ne so, ti trovi in una situazione, diciamo, che non puoi più gestire fondamentalmente, no? Ah, non sto dicendo il caso specifico, sto dicendo un caso generale. Quindi non è sempre detto che, come dire, dobbiamo andare alla ricerca di chi ci dà tanto, perché non è detto che chi ti dà tanto sia la storia giusta, se uno ti vuole dare tanto, perché dipende, chi è questo qua che ti vuole dare tanto? Perché poi magari le cose non funzionano, no? Poi le cose non funzionano. Uno fa le scelte perché ha una motivazione sostenibile, e noi purtroppo, come col termine amore, giustifichiamo tutto. No, ah sì, non importa, ho lasciato mia moglie, i miei figli, oppure mio marito, i miei figli, sono andato in Brasile, sono andato che ne so, in Perù, faccio un esempio, no? E questo, e poi dopo però quando le cose lì vanno male, e allora tu cosa fai? La motivazione sostenibile non c'è più, ti senti una merda. Iniziano a venire sensi di colpo, ho mollato lì i miei nipoti, i miei figli, chi era? Adesso poverini. Questo è quello è, no? Quindi tenete presente che dobbiamo valutare bene, no? Cioè l'indifferenza, cioè fare le scelte per amore sono sempre scelte sbagliate. Sembra strano, no? Uno dice le scelte per amore, c'è quello che dice va dove ti porta il cuore, il cuore però ti può portare giù dal baratro, giù dal burrone. Uno dice i matrimoni d'amore sono quelli che funzionano, ma teoricamente da un punto di vista logico-razionale sarebbero i matrimoni di non amore quelli che funzionano meglio. Dipende, se uno ha dei genitori anziani non può partire così. Esatto, ma faccio un esempio, no? Il fatto che se uno agisce per il piacere di farne basta, può essere che quel piacere sia poco in relazione a quello che vorresti tu, rimane piacevole ma diverso da un tuo obiettivo più grande. Sì, certo, diciamo che comprendo entrambe le cose, quello della grenettina e quello di della BB, ma diciamo quante persone poi anche in buona fede fanno tra virgolette degli atti tra virgolette di cui poi si pentono in nome dell'amore, no? C'è quella canzone che diceva in nome dell'amore, cioè in nome dell'amore ci sono persone che hanno fatto tanto, ma poi l'amore finisce, cioè l'amore è un'energia che fluisce, cioè non è un qualcosa di stabile, cioè quello che voi chiamate amore non è un qualcosa, non è una pietra, diciamo, no? Che dice, ah, c'è la pietra dell'amore, vedo, l'amore non lo puoi mettere in carriola utilizzando la terminologia della PNL, l'amore è una nominalizzazione, è un qualcosa che tu, in the name of love, questi in the name of love sono gli U2, in the name of love. In the name of love. Comunque sì, questi sono gli YouTube. Però purtroppo non è che funzionano le cose, eh. Non funzionano, ma anche in un ideale fondamentalmente, no? Anche per gli ideali. Per carità, uno nel momento in cui fa, sì, ma una scelta logica però. Devono essere in sintonia sulle scelte logiche, certo, logiche però, devono fare una valutazione logica. Cioè, purtroppo ci deve essere sicuramente un'attrazione, un sentimento, ma poi le scelte devono essere razionali, logiche. Perché se tu dici in nome dell'amore, in the name of love, in the name of love, perché certo, se l'amore fosse una pietra, che io dico, guarda, c'ho la pietra dell'amore qua, mi porto dietro la pietra dell'amore, resta così, immutabile. Anche le pietre cambiano, ma si trasformano lentamente, no? L'amore non è una pietra, l'amore è più simile a un fiume.
che magari oggi è in piena, cioè a Savona ad esempio c'è un torrente che si chiama Le Timbro, che adesso è in secca, per dire, però un mese fa c'era tanta acqua, 2 mesi fa c'era tanta acqua, circolava l'acqua. E uno dice, cavolo, c'è tanta acqua, l'acqua dell'amore, però poi va in secca, perché l'amore non è una pietra, l'amore è più un torrente che può, pensate, il torrente di Savona, il torrente Le Timbro, ci sono stati anni che è pure tracimato fondamentalmente, no? Sono morte pure delle persone, pure tracimato, ha fatto dei morti, però adesso è in secca, cioè questo è il concetto, no? Questo è, la logica serve insieme ai sentimenti. Beh sì, serve la logica è fondamentale secondo me, non tanto per vivere, cioè sono due cose separate che viaggiano su binari separati. È ovvio che l'amore come energia è un sentimento, però poi devi metterci assieme, cioè non devi fare delle scelte che vadano contro la tua logica. Non devi fare delle scelte che vadano contro la tua logica. Faccio l'esempio, se una persona ha degli impegni familiari, fossero i figli, fossero i nipoti, fossero le cose, non può prendere, mollare e andarsene diciamo, in Argentina, per dire. Non può farlo. E dici, vabbè, ma se no non dovevi fare i figli e non dovevi fare i nipoti non li hai fatti te, ma li hanno fatti i tuoi figli, è come se li avessi fatti te, praticamente, sangue del tuo sangue, carne della tua carne, e non dovevi farli, no? Volevi viverti le cose e te dovevi vivere liberamente. Nel momento in cui tu ti prendi degli impegni, è come un cane, cioè, adesso a parte gli scherzi, come prendersi un cane? Io perché non mi piglio un cane, per dire, no? Perché so che se me lo prenderei, cioè so che se me lo prendessi, se mi prendessi un cane, sarei poi, diciamo, lo curerei, non sarei capace di fregarmi del cane. E siccome me lo curerei bene, per me diventerebbe un impegno che poi non potrei più disdire, fondamentalmente. Quindi non me lo piglio. Cioè, questo per fare un esempio stupido, no? Però per dire che noi dobbiamo fare le scelte, non si tratta di affezionarmi, se io prendo un impegno, poi questo impegno non posso disdirlo così, perché ho a che fare con un essere dipendente da me, non è una relazione non te ne fai carico, cioè una relazione non è che ti prendi, dici, ah, beh, adesso mi sono preso la relazione, no, la relazione è un'interazione con una persona che non deve essere dipendente da te. Cioè, non è che, ecco, l'errore è questo, no? Molte persone pensano che si pigliano una relazione come si pigliano un cane, è diverso. Ma approfondiremo questi discorsi, comunque imparate.